mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Ai farisei Gesù risponde: il primo comandamento è quello dell'amore a Dio e al prossimo. Non sono due comandamenti distinti, ma uno solo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quanta sapienza in ogni parola che Gesù annuncia all'umanità per insegnarci la via della salvezza, cioè la via del bene. Dobbiamo intanto incontrare il Signore col nostro intelletto, conoscere Dio. Noi che ci reputiamo sapienti perché riusciamo a scoprire le leggi della natura, a perfezionare la tecnica che facilita, agevola tante nostre attività, poi quando ci troviamo davanti alla verità essenziale, sapere di Dio, la sapienza dello Spirito, lì c'è buio. E abbiamo allora necessità di chiedere al Signore che Lui si faccia conoscere. Aiutami, Signore, a conoscerti. Diceva Alessandro Manzoni il giorno in cui ebbe un brivido di pianto entrando per la prima volta in una chiesa e ascoltando il suono di un organo nella chiesa di San Rocco a Parigi. Lui, che era un grande letterato, passava le giornate nei consessi dei dotti, in quel momento si sentì completamente spiazzato, un uomo che come se non capisse niente delle grandi cose del mondo. Ascoltò, ebbe un brivido nella vita, pianse amaramente e alla fine disse: Signore, io non lo so se tu esisti, ma se tu esisti lo sai che io sono qui e puoi capire quello che mi accade dentro. Rivelati, fatti conoscere. E da quel momento diventò il grande romanziere, il grande letterato, il grande poeta, il grande cattolico, al punto che mai lasciava passare un giorno senza la messa, senza la comunione e senza la preghiera. Rivelati, Signore, Signore, fatti conoscere alla mia mente, al mio cuore. Io ho bisogno di te, tu sei la mia necessità assoluta, non quella che può riempire lo stomaco, ma quello che può finalmente dare pace al cuore. Abbiamo bisogno proprio di questa conoscenza per arrivare alla pace. Quando gli apostoli ormai avevano ascoltato per 3 anni il Vangelo di Gesù,
insomma, qualcosa avevano capito, però erano ancora turbati dalla propria debolezza, dalla confusione. Erano fuggiti al momento della passione di Gesù, c'era rimasto solo Giovanni. Quando Gesù, dopo la risurrezione, si presenta, dice: pace a voi, pace a voi. Avevano bisogno di quella pace per sentirsi perdonati da Dio, amati da Gesù e confortati dallo Spirito Santo. Infatti poi saranno capaci di predicare il Vangelo, di mettere a rischio la propria vita e di morire per la verità che avevano annunziato. Dunque la nostra vita cammina sotto lo sguardo di Dio. Allora bisogna conoscerlo, temerlo e amarlo. Qui nel libro dell'Esodo, l'avete ascoltato, è raccomandato agli ebrei da parte del Signore: non molesterai il forestiero né lo opprimerai. Incomincia a comportarti da persona timorata di Dio, che ha rispetto degli altri, come vuole per sé il rispetto. E allora non molesterai, non opprimerai. La tentazione facile del mondo, no? Pensare a se stesso, ammucchiare ricchezze per sé e per chi può ereditare quella ricchezza. Allora, attento, dice il Signore, perché se tu lo maltratti e lui ricorre a me, io ti castigo, io ti punisco. E così anche se hai ricevuto in prestito qualcosa, al momento giusto restituisci, perché se poi chi ti ha fatto prestito non viene, non recupera quello che ti ha dato e viene a ricorrere a me, io ti punisco, io lo ascolterò, perché io sono pietoso. Quindi avere verso il prossimo i sentimenti stessi di Cristo. E noi dobbiamo affidarci proprio all'aiuto di Dio, perché la nostra natura è corrotta. Noi naturalmente siamo portati ad essere egoisti, a pensare a noi stessi, ad accomodarci nella vita, e invece il Signore no, dice: ricordati che a fianco a te c'è uno che soffre, uno che ha bisogno, uno che ti chiede aiuto, fai quello che puoi. E allora vengono le sette opere di misericordia materiale e le sette opere di misericordia spirituale, cioè a chiunque può aver bisogno di te, dona, dona. E c'è la parabola del buon samaritano che spiega proprio quale deve essere il comportamento del fedele nei confronti di chiunque sia. Lì è un samaritano, è un forestiero, soccorre quel malcapitato che né il levita né il sacerdote si erano preoccupati di vedere, di raccogliere, di farlo curare. L'ha fatto un forestiero. E noi ci appoggiamo allora alla parola del Signore, alla benedizione del Signore. Infatti nel Salmo avete detto: viva il Signore e benedetta la mia roccia. Viva il Signore, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Gesù è il Salvatore. Allora sia esaltato il Signore. Riconosciamo la misericordia di Dio e i diritti di Dio. Questa umanità, quanto più si arrabbatta a fare da sola, tanto più cade nella confusione. Si è sempre l'uno contro l'altro, divisi, insufficienti nel concretizzare una legge, uno stile di vita che lasci in pace tutti. Sempre il contrario: manca Cristo, manca la verità, manca la pace e quindi manca la carità. Paolo ai Tessalonicesi: fratelli, sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. Abbiamo
predicato il Vangelo e lavorato per guadagnarci il pane, non siamo stati di peso a nessuno. Perciò se oggi, dice lui, in tutta la Macedonia e l'Acaia è viva la parola di Dio, ci sono delle belle comunità cristiane, questo è frutto della parola e della grazia. E non è soltanto nelle vostre famiglie che c'è la parola di Dio, ma ormai voi siete diventati noti e in tutta la regione sanno che voi siete una comunità che crede nel Vangelo di Gesù e che opera secondo la carità di Cristo. Il Vangelo di Matteo. I farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, subito si ergono come grandi interrogatori, devono mettere in difficoltà Gesù. Sono convinti che Gesù è uno di loro, come loro, anzi peggio di loro, perché loro sono ipocriti, sono capziosi, cioè fanno una domanda che sembra ingenua e che attende una risposta nella verità, e poi invece sono convinti che la verità Gesù non la conosce proprio, ma che sia uno ambizioso come loro. Allora Gesù annuncia il primo e il secondo comandamento come risposta: tu conosci Dio, amalo, servilo, obbedisci alla legge del Signore, allora tu sarai in pace con Lui, hai fatto il tuo dovere. Conosci il tuo prossimo, sai che cosa devi fare per lui? Quello che vuoi che si faccia per te. E allora hai adempiuto al secondo comandamento, perché queste due regole fondamentali della vita dei credenti sono uguali. Se tu ami il Signore, ami anche il prossimo. Se ami il prossimo, arriva ad amare anche il Signore. Dice San Giovanni, non mi venire a dire che tu ami Dio che non vedi e il prossimo che vedi, perché non è vero. Se tu ami il prossimo che vedi, sicuramente ami anche Dio che non vedi, ma in cui credi. Allora la forza della nostra vita spirituale è questa sapienza del cuore, ma quello che ci rende degni dell'abbraccio, dell'amore, della misericordia di Dio è la carità, solo nel mondo cristiano esiste. Fuori del cristianesimo esistono delle regole più o meno adatte a reggere un equilibrio, però non riescono mai ad evitare il delitto, l'assassinio e le guerre. È vero che anche il popolo cristiano ha commesso questi reati nella storia. Non c'è un secolo, ma direi non c'è un anno, in tutti gli anni, ormai sono 2000 da quando è venuto Gesù, che si sia stati tranquilli, in pace, senza una guerra, senza l'odio in giro, senza la violenza, la crudeltà, l'ingiustizia, la sperequazione. Ma possibile anche in questa Italia cattolica? Siamo arrivati che si devono spostare milioni di persone per andare a reclamare un diritto fondamentale. Ma questo è baraonda, non è società civile. Allora abbiamo bisogno di ricominciare da capo. La parola del Vangelo è la soluzione sicura non solo dei problemi spirituali, ma anche di quelli materiali, problemi umani. Il vivere nella società è possibile che corrisponda ai nostri desideri se corrisponde alla grazia di Dio, alla volontà di Dio. La preghiera comunque è sempre il primo punto di cammino, perché nella preghiera noi non discutiamo, ma pieghiamo le ginocchia. Quando una persona ti parla in ginocchio, già è a buon punto. Noi congiungiamo le mani, pieghiamo le ginocchia davanti a Dio, perché sia con noi, cambi la nostra vita
e anche il nostro cuore, lo dice il Signore nella Bibbia, io cambierò il vostro cuore, toglierò un cuore di pietra e ci metterò un cuore di carne. Vedete, ci sono voluti tanti secoli per arrivare a concepire un rapporto più intimo col Signore, invocando il Sacro Cuore di Gesù, il Sacro Cuore di Maria. Ecco, il cuore è la sede dell'amore vero, della speranza che non fallisce. Preghiamo, amiamo, prima Dio e poi i nostri fratelli, e la benedizione del Signore sarà sempre con noi. Credo in un solo Dio.